Beh, sembra che ce l'abbiamo fatta. La settimana scorsa abbiamo raggiunto e superato i 1000 iscritti. Per l'occasione alcuni di voi mi hanno chiesto un tour della mia Antrum e aggiornamenti su tutte le colonie che sto allevando. Quello che inizialmente è partito come un piccolo angolo del salotto, oggi, dopo anni, richiede uno spazio dedicato solo a questo scopo. Come avrei notato, la maggior parte dei miei setup è artificiale, ma sto lavorando anche ad alcuni setup naturalistici che forse un giorno ti mostrerò. Un aggiornamento completo su tutte le colonie sarebbe stato troppo lungo. Ora è quindi mostrarti come procede a grandi linee lo sviluppo di una parte di esse, in particolare alcune delle colonie che non ho ancora pubblicato. Mi rendo conto che molti potrebbero essere nuovi nel canale, quindi fornirò anche un piccolo background della storia di ogni colonia. Polyrachis dives. Ho acquistato questa specie da un privato che doveva disfarsene qualche mese fa. Una volta trasferita dalla provetta al nuovo setup, lo sviluppo e la crescita sono stati molto rapidi. La peculiarità di questa specie è che utilizzano la seta prodotta dalle larve per costruire il formicaio tra foglie e rami. Ho fornito loro un setup molto semplice in modo che potessero gestirsi autonomamente per quanto riguarda la costruzione del nido. In meno di 2 settimane si sono adattate e hanno costruito il loro formicaio, nell'arco di un mese ho espanso il loro territorio. Oggi sembra che dovrò aggiungere altro spazio, ma soprattutto dovrò fornire un'ulteriore base su cui possano costruire un formicaio satellite, dato che, a quanto vedo, stanno pensando di colonizzare la provetta dell'acqua. È una specie che mi sta dando grandi soddisfazioni, ma che richiede un'attenzione particolare dato che consumano grandi quantità di cibo. Le nutro regolarmente 2 volte al giorno con blatte adulte, grilli e frutta. Inoltre lascio sempre una scorta di zuccheri disponibili in arena, che di solito viene prosciugata nel giro di qualche giorno. Le mie colonie del genere Lasius prosperano. Probabilmente già conosci la colonia di Marginatus a cui ho dedicato un diario ancora in aggiornamento. Invece non ho mai reso nota la colonia di Lasius Niger, che mi accompagna oramai da 4 anni. Ho catturato la regina nel 2014 nei pressi del mio giardino. Nel 2015 le ho trasferite all'interno di questo formicaio in gasbeto. Non farti ingannare se sembrano poche. Il formicaio è a doppia facciata e solo la settimana scorsa ho aperto l'accesso di queste camere posteriori. Quest'anno in particolare i numeri della colonia sono incrementati notevolmente e non sembra intenzionata a smettere. Ecco, questa è una di quelle specie che non crea alcun tipo di problema. Mangiano di tutto, si adattano a diverse temperature e materiali, sono estremamente facili da allevare. Inoltre, raggiungono numeri considerevoli e occupano relativamente poco spazio. Insomma, la colonia perfetta. Sono anche molto soddisfatto del formicaio, è attivo da oltre 3 anni e non ho mai avuto fughe. Ovviamente la prima facciata presenta i segni di 3 anni di attività delle formiche, ma la parte posteriore, tenuta sigillata fino a pochi giorni fa, è ancora molto pulita. Devo ancora identificare con certezza la specie di questa colonia. Per il momento mi limiterò a citare il genere a cui appartiene, ovvero Tetramorium, la classica formica dei pavimenti che colonizza i marciapiedi e i muri delle nostre case. Estremamente adattabile, è anche questa una specie facile da allevare, ma più propensa a scavare rispetto all'Asius Niger. Le ho trasferite dalla provetta circa 15 giorni fa. Era diventato un serio problema alimentarle, inoltre stavano per bucare il cotone che le separava dalla riserva dell'acqua. Se l'acqua fosse entrata nella camera di fondazione, con molta probabilità sarebbero tutte morte affogate. Saranno oltre 200 individui ed altrettante larve. Sinceramente, se non fosse stato per il problema del cotone, probabilmente sarebbero ancora in provetta. Ho costruito all'ultimo momento questo piccolo setup in gasbeto utilizzando una cornice per foto. Aprire un formicaio alla propria colonia è un passaggio che va fatto seguendo un certo criterio. Fornire un nido troppo grande o comunque troppo in anticipo può portare enorme stress alle formiche. In spazi troppo grandi non si sentiranno a loro agio, inoltre accumuleranno rifiuti e detriti all'interno delle stanze vuote. La formica acrobata, Crematogaster scutellaris, molto comune in Italia e dominante nel suo ambiente. La storia di questa colonia inizia l'anno scorso, esattamente in questo periodo. Ho raccolto la regina dentro casa. Praticamente ogni albero del mio giardino ospita almeno una colonia di questa specie, quindi è molto probabile che la regina appartenesse a una delle colonie nelle vicinanze. Essendo una specie prevalentemente arboricola, il materiale adatto per mantenerla è il legno. Trasferite qualche giorno fa dalla provetta, sembra che si siano adattate piuttosto bene in questo piccolo formicaio di accrescimento. Il formicaio è stato costruito da radica. Il design è estremamente semplice, ma allo stesso tempo estremamente pratico. Personalmente ho apportato qualche piccola modifica.
In particolare ho sostituito il plexiglass con un vetro e le viti con delle calamite. Sono modifiche del tutto superflue per quanto riguarda l'impatto che hanno sulle formiche, ma hanno l'unico scopo di migliorare la visibilità all'interno, soprattutto per le riprese. È una colonia ancora molto giovane ed è difficile fare previsioni sicure nel mondo delle formiche, ma se tutto andrà bene, ho in mente per loro grandi progetti. Se hai visto il video su come riconoscere e catturare una regina, ti ricorderai sicuramente della cattura avvenuta proprio mentre facevo le riprese. Ti lascio qui il link se non lo hai ancora visto. Eccola qui, dopo 6 mesi di provetta e circa una quarantina di operaie che si prendono cura di lei e della prole. È stato un piacere assistere alla nascita delle prime nanitiche e notare con soddisfazione che la colonia aumenta di giorno in giorno. L'ho trasferita in un setup molto simile a quello di Crematogastra scutellaris, questo perché anche Camponotus vagus preferisce nidificare nel legno. Rispetto al formicaio precedente, questo non ha subito alcuna modifica. È una specie di grande dimensione e anche molto prolifica. Sarà davvero interessante avere a che fare con loro nei prossimi anni. Spero di portare presto questa colonia sul canale. A breve nasceranno le prime operaie maggiori della colonia. Questa specie nostrana è abbastanza impegnativa da tenere in cattività e richiederà uno spazio e un formicaio adeguato. Per il momento sembra che tutto proceda per il verso giusto. Mi aspetto la nascita di altre 20-25 operaie prima della fase di ibernazione. Altra specie arboricola, ma esotica, proveniente dalla Thailandia. Tetraponera rufonigra, la formica arborea bicolore. Questa colonia, purtroppo, ha subito un drastico calo demografico nel periodo estivo. Qualche mese fa gli acari hanno infestato il vecchio setup e letteralmente decimato la colonia. Purtroppo, non ho immagini da mostrare perché quando mi sono accorto dell'infestazione, a dir il vero, prendere la fotocamera è stato l'ultimo dei miei pensieri. Ho trasferito immediatamente la colonia in un altro setup perché gli acari avevano invaso l'arena ed erano anche all'interno della provetta. Purtroppo ho dovuto lasciare indietro molte delle operaie per salvare la regina e quanta più prole possibile. Ora la colonia è decimata e delle oltre 50 operaie solo una decina si sono salvate. Da allora le curo meglio che posso. Nel frattempo la regina ha deposto altre uova e sono nate altre operaie, ma il loro futuro è ancora incerto. È una specie molto delicata e sebbene in questo momento la situazione sia in leggero miglioramento, difficilmente una colonia sopravvive dopo un avvenimento del genere. Questa colonia del genere Feidole, proveniente dall'Australia, non è ancora stata identificata. Dalle dimensioni davvero minute, le operaie misurano poco più di 3 mm. Quello che vedi è la punta di uno stuzzicadenti. Sicuramente superano il centinaio di operaie, ma stanno ancora comodamente in provetta. All'interno è già presente la casta di operaie maggiori e una marea di prole e piccole uova. Nell'arco di circa 2 mesi, ho semplicemente fornito loro una piccola arena, perché era diventato assai difficile alimentarle all'interno della provetta senza causare morti o fughe. Non so se ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa colonia, perché presto dovrò cederla ad un amico. La colonia di formiche mietitrici che mi ha regalato Radica all'inizio dell'anno, Messol barbarus, ha già affrontato ben 2 traslochi dall'ultimo aggiornamento. Cresce a vista d'occhio, ma soprattutto scava, scava e scava. Li ho trasferiti in questo nuovo setup qualche settimana fa e la situazione sembra migliorata rispetto a prima. Il formicaio precedente è stato bucato in meno di 2 settimane, hanno forato oltre 2 cm di gas beton. Era un setup compatto con il formicaio all'interno dell'arena, quindi fortunatamente non ci sono state fughe all'esterno, ma avevano prodotto una grande quantità di detriti depositati ovunque e reso quasi inefficace l'antifuga. Sono cose che possono capitare nell'allevamento delle formiche, quindi è meglio farsi trovare sempre pronti, soprattutto se si conosce bene la specie ed è possibile anticipare le loro mosse. Di questa specie mi sorprende l'estrema sensibilità alle vibrazioni. A volte bastano gesti come aprire la porta o semplicemente appoggiare le pinze sullo scaffale per scatenare il caos all'interno del formicaio. Durante le scorse settimane ho notato qualche larva di grandi dimensioni e presumo che possano essere i primi alati prodotti dalla colonia. Non ci sono altri grandi aggiornamenti. Mangiano, accumulano semi e crescono di numero. In poche parole sta andando alla grande. Questa colonia proveniente dall'Australia appartiene al genere Ritidoponera, ma la specie esatta mi è ancora sconosciuta. In questa colonia non ci sono regine, ma una delle operaie ha preso il suo posto e depone uova. È una cosiddetta colonia Gamergate. Approfondiremo sicuramente questo aspetto di alcune società delle formiche in un video dedicato.
I riflessi metallici del suo esoscheletro sono qualcosa di unico. A seconda della angolazione, si hanno riflessi verdi, violacei e anche blu. Dato il loro numero esiguo, le mantengo ancora in provetta, anche se ho già fornito loro una piccola rena. È una specie abbastanza tranquilla, anche se è in grado di pungere e causare un certo dolore. Non ho mai mostrato prima questa colonia perché è ancora estremamente piccola e dal futuro incerto. Spero che questo piccolo tour delle mie colonie ti sia piaciuto e in questo caso ti invito a lasciarmi il tuo like e ad iscriverti al canale. Se hai qualche domanda sulle formiche o sui setup, fammelo sapere con un commento. Grazie per la visione e al prossimo video!